Bene, benvenuto in questo nuovo video, io sono Samuel Magistro e come avete già visto al titolo quest'oggi parleremo nuovamente di saldatura. Dico nuovamente perché vi ho già parlato in alcuni precedenti video, vi lascio il link qui sotto in descrizione, di saldatura. In particolar modo vi ho parlato dei DPI, dove DPI sta per dispositivi di protezione individuale, come ad esempio il casco, i guanti, il grembiule. Questi sono i dispositivi che ci permettono di proteggerci dalla luce prodotta dalla saldatura, dalle scorie, dagli zampilli, per intenderci, appunto, prodotti dalla saldatura. In un altro video vi ho parlato di MMA, dove MMA sta per Manual Metal Arc, la più conosciuta saldatura ad elettrodo. Vi ricordo sempre il link qui sotto in descrizione. Quest'oggi invece, come avete già visto al titolo, parleremo di MIG MAG e a breve vedremo che cosa vuol dire, conosciuta in gergo come saldatura a filo continuo. Io mi sposto dall'altra parte della scrivania, o per meglio dire di un banco da lavoro. Infatti non voglio fare il professore, semplicemente voglio descrivervi quelle che sono le mie conoscenze acquisite nel tempo e appunto farvi capire come funziona il mondo della saldatura a filo continuo. Poi sarete voi a trarre le vostre conclusioni. Vi ricordo che questo video, come i precedenti video inerenti al mondo della saldatura, sono fatti in collaborazione con tuttosaldatura.it. Inutile dirvi che è un grosso e-commerce dove appunto si può trovare tutto quello che serve per il mondo della saldatura. Io mi sposto dall'altra parte del banco e avvicino magari poi la telecamera per mostrarvi tutto più vicino. Bene, eccomi qua, direi che il casco possiamo toglierlo perché tanto passerà un po' di tempo prima che inizierò a parlarvi e a mostrarvi direttamente quella che è la pratica, anche perché è bene sempre conoscere la teoria. Infatti poco fa vi dicevo che vi avrei parlato di che cosa vuol dire MIG MAG e andiamo quindi subito a vederlo. Ma prima vi ricordate che nel precedente video qui c'era una saldatrice a trasformatore, in questo video la saldatrice a trasformatore non ci sarà, infatti parleremo solo ed esclusivamente di saldatrici ad inverter, saldatrici elettroniche. Infatti è ormai molto difficile trovare saldatrici a filo continuo elettromeccaniche. Ci sono magari nelle grosse industrie, qualcuno ancora le utilizza, ma sono davvero molto grandi e ormai direi che è qualcosa di molto superato. Andremo quindi a parlare e a vedere macchine ad inverter. In particolar modo qui abbiamo una multiprocesso, vedremo a breve che cosa vuol dire. Ma prima di tutto andiamo a scoprire che cosa vuol dire MIG MAG. MIG sta per Metal Inert Gas, mentre Manual sta per Metal Active Gas. Naturalmente la parola gas c'è sempre, cambia appunto active o inert. Dato che c'è la parola gas, direi subito di descrivervi rapidamente su come funziona la saldatura a filo continuo. La parola stessa ci dice che c'è un filo continuo che continua a fuoriuscire, in questo caso da questa torcia, ma insieme al filo continuo che viene spinto da un motorino trainafilo presente all'interno della macchina, da questo ugello qua della torcia di saldatura esce un gas che può essere appunto attivo o inerte. Parliamo appunto di CO2 o di argon. Andremo a vedere anche che in realtà si utilizzano tendenzialmente miscele di argon e CO2 e non conviene saldare ad esempio l'acciaio al carbonio solo con l'argon o solo con la CO2. L'argon viene utilizzato solo per la saldatura dell'alluminio, dell'acciaio inox o appunto nel TIG, ma lo vedremo appunto in un prossimo video. Andiamo a vedere molto da vicino come è fatta una torcia per il filo continuo. All'interno di una torcia per filo continuo vedremo questa parte qua, ovvero questo piccolo ugello che si può svitare con una pinza, dove all'interno, come vedete qui c'è un forellino, scorre appunto il filo che viene spinto dalla macchina. Ma dai forellini laterali, eccoli qua, esce appunto il gas di protezione. Aggiungendo questa piccola coppetta, chiamiamola così, il gas che cosa farà? Uscirà da, appunto dai fori che abbiamo poco fa visto e andrà ad incanalarsi in questa uscita qua. Quindi il filo sarà presente nella parte centrale e tutto intorno ci sarà il gas. Gas di protezione che cosa fa? Essendo un gas più pesante dell'aria, andrà appunto a scendere e andrà a creare una sorta di campana protettiva in quello che è il bagno di saldatura, così appunto che la saldatura non si ossidi. Visto l'interno della torcia di saldatura, è bene sapere che all'interno invece di questo tubo, oltre che scorrere il cavo che permette di far scorrere la tensione e la corrente, c'è anche una guaina cava che è quella che ci permette appunto di far scorrere il filo. Per comunicazione vi faccio sapere che nel momento in cui si decide di saldare l'alluminio a filo continuo, oltre che cambiare il filo all'interno della macchina, sarà necessario cambiare anche la guaina presente all'interno di questo tubo.
tubo nero che appunto permetterà di far scorrere il filo di alluminio, ma come già immaginate e sapete, questa è una cosa che vedremo in un futuro video quando vi parlerò di come saldare l'alluminio a filo continuo. Bene, se abbiamo visto e scoperto che all'interno della torcia di saldatura, oltre che il filo, passa anche la tensione e la corrente, vien da sé che dall'altra parte ci dovrà essere una pinza di massa. Una pinza di massa che io in questo momento non trovo, eccola qui, questa è una pinza di massa che viene collegata direttamente sul frontale della macchina. Quindi, se vi ricordate, macchina trasformatore, i cavi erano fissi, mentre in quelle ad inverter i cavi si potevano staccare perché si poteva lavorare magari a tensioni corrente inversa in base a quello che c'è scritto sull'elettrodo. In questo caso con la saldatura a filo continuo la cosa potremmo dire che è simile, ma solo in parte. Infatti nel momento in cui andiamo a saldare il filo animato, quello che tecnicamente è chiamato il flux, che cosa facciamo? Andiamo a invertire la polarità di saldatura, ma tranquillo, non è necessario imparare queste cose a memoria perché all'interno della macchina vi farò vedere c'è scritto tutto, ma è necessario parlare rapidamente di quello che è il flux, ovvero il filo animato. Beh, immaginiamo quindi di poter zoomare virtualmente sul filo, direi che dobbiamo zoomare anche molto dato che tendenzialmente i fili, come c'è scritto tra l'altro sulla macchina, possono essere da 0,6, da 0,8 o da 1 mm. Tendenzialmente questi sono i fili, i cavi che si utilizzano per la saldatura a filo continuo. Dicevo, immaginiamo di zoomare su questo cavetto, su questo filo, immaginate quindi che il filo continuo per la saldatura con filo animato sia in realtà una sorta di U dove all'interno viene messo un filo di pasta, per filo intendo una goccia, una piccola quantità di prodotto flussante che permette di proteggere il bagno di saldatura. Poco prima di essere poi avvolto il filo viene richiuso in modo tale da creare un tubo cavo all'interno riempito di questo prodotto che ci permette di proteggere il bagno di saldatura. Capite bene che essendo il prodotto all'interno e non essendo assolutamente paragonabile al gas, ci creerà a fine della nostra saldatura una scoria che comunque va pulita. Sicuramente non dobbiamo vederla o immaginarla come la scoria prodotta dall'elettrodo, ma è comunque un qualcosa che dobbiamo poi spazzolare e pulire. Questo significa quindi che la saldatura a filo continuo col filo animato è una saldatura un po' più da hobbista o comunque che si può utilizzare in casi magari di forte vento all'aperto dove non riusciamo a portarci dietro le bombole, anche se comunque sappiate esistono bombolini e tra l'altro sul sito di tuttosaldatura.it ci sono dei piccoli bombolini usa e getta. Bombolini come questo, in questo caso parliamo di argon e CO2, bombolini che semplicemente si possono andare a mettere vicino alla macchina. Questo è da 500 grammi se ricordo bene e appunto è comodo nel momento in cui dobbiamo fare dei lavori magari distanti dalle nostre bombole. Calcolate comunque, vi dicevo che in caso di forte vento, dato che il gas verrà portato via, conviene a quel punto utilizzare un filo animato, nel senso che comunque la saldatura che ne esce è un'ottima saldatura, semplicemente un po' più sporca. Bene, abbiamo visto quindi che cosa vuol dire MIG-MAG, abbiamo scoperto che esiste anche la possibilità di saldare senza gas, quindi utilizzando il filo animato o eventualmente con dei piccoli bombolini di gas, qualora non riusciate ad avere delle grosse bombole. Andiamo quindi a vedere e a conoscere un po' meglio le nostre macchine. Se, come già detto, nel precedente video vi ho parlato di macchina trasformatore, ormai nel classico mondo del filo continuo abbiamo solo macchine ad inverter. Esistono macchine DC, macchine AC, macchine in pulsato che generano un'onda quadra, della roba decisamente complessa. Direi che quello che a noi interessa è sapere che ormai la quasi totalità delle macchine a filo continuo sono macchine che si definiscono sinergiche, dove quindi l'operatore semplicemente deve andare ad impostare lo spessore del materiale che vuole saldare. In questo caso va a impostare anche con il selettore principale lo spessore del filo, ma direi che è assolutamente semplice da capire dato che sulla bobina di filo c'è scritto tutto quanto. È impostato quindi lo spessore del filo e lo spessore del materiale da saldare, semplicemente inizieremo a saldare e la macchina farà tutto quanto da sola. Al più, volendo, possiamo andare a modificare quello che è l'apporto del filo, quindi la quantità di filo che viene spinto dalla macchina stessa.
direi una saldatura a dir poco semplice. Infatti ormai la saldatura a filo continuo è la più come dire, conosciuta a livello hobbistico, proprio perché le macchine, come potete vedere sul sito di tuttosaldatura.it, hanno prezzi a dir poco abbordabili. L'utilizzo del gas, come vi ho già detto, si può anche fare a meno, soprattutto all'inizio. Le parti di ricambio, i materiali consumabili sono facilmente recuperabili, come del resto lo si è anche nell'elettrodo, ma c'è una cosa molto ma molto importante che secondo me spesso abbiamo sottovalutato, ovvero la produzione di fumo. Infatti la saldatura a filo continuo produce decisamente molto meno fumo che la saldatura ad elettrodo. Io in questo caso ho, come vi ho già comunicato, dei sensori di fumo che mi impediscono di saldare ad elettrodo con facilità, quindi devo spostarmi all'esterno, anche se devo dirvi che anche con la filo continuo questo fumo comunque infastidisce i sensori di fumo, è per questo che mi sono attrezzato con l'aspiratore, ma questo anche qui lo vedremo in un prossimo video. Però sappiate che comunque la saldatura a filo continuo produce decisamente molto meno fumo. Prima vi ho parlato di DC a C, pulsato non pulsato, inversione di tensione di corrente. Direi che andiamo a vedere quello che più ci interessa, ovvero l'inversione della corrente nel momento in cui dobbiamo andare a saldare un filo animato piuttosto che un filo in modalità gas. Vado quindi ad avvicinare la telecamera e mostrarvi l'interno di questa macchina, anche se quasi la totalità di queste macchine sinergiche a filo continuo lavorano nello stesso identico modo. Bene, perfetto, quindi questo è l'interno della macchina. Qualcuno che forse mi segue da diverso tempo probabilmente ricorda che un video del genere l'ho già fatto quando ero agli inizi qui sul mondo di YouTube, ed è per questo che ho deciso comunque di rifarlo e di riparlarvi di questa parte della macchina. Ripeto, in questo caso parliamo di 185 della Fox, 185 di Elvi, ma quasi la totalità di queste macchine funzionano nello stesso identico modo, ovvero qui c'è la bobina di filo che semplicemente si carica svitando questo bulloncino, si può sostituire il filo. Qui abbiamo tutto quello che è il blocco del motore traina filo. Come vedete, io in questo momento ho le mani all'interno della macchina, ma la corrente di alimentazione, il cavo di alimentazione è ben staccato. Infatti, come vedete, il cavo è qui. Vi ricordo di non fare assolutamente queste operazioni, quindi di aprire il portellone quando la macchina è connessa ed alimentata. Vi dicevo che questa è la parte del motore traina filo, e come vi dicevo qua c'è la dicitura gas e no gas, che direi essere molto ma molto semplice. Quindi nel momento in cui dobbiamo andare a saldare con la modalità gas, semplicemente la nostra torcia di saldatura verrà collegata sul più, mentre la nostra pinza verrà collegata sul meno. In modalità no gas la cosa si invertirà, ma vi ripeto, è inutile studiarlo a memoria perché qui c'è scritto tutto quanto. Mentre questa è la parte che vi dicevo essere quella del traina filo, come vedete semplicemente il filo viene inserito qui dentro, viene spinto all'interno della guaina. Vi ricordo di spingerlo all'interno della guaina stendendo completamente in piano la torcia, così da semplificare l'arrivo del cavo in punta alla torcia. Dopodiché, una volta posizionato il tutto, si va a tirare giù il rullino sfrizionatore e si va semplicemente a serrare, in modo tale appunto che quando il motore gira potrà spingerci il filo in fondo alla torcia. Vi ricordo che nel momento in cui decidete di saldare l'alluminio piuttosto che cavi, fili di diverso spessore, oltre che cambiare le configurazioni sul frontale della macchina, sarà necessario andare a sostituire il rullino traina filo. Rullino traina filo è questo piccolo cilindrotto in metallo dove, come potete vedere, ci sono impresse delle informazioni ben importanti che, tra l'altro, spero riusciate a vederlo, ci permettono, anche senza leggere la dicitura, di capire qual è l'asola giusta per lo spessore del filo che dobbiamo andare a saldare. Naturalmente calcolate che il filo deve scorrere qui dentro, quindi guardate bene come va posizionato il rullino, anche se nelle istruzioni, come vi dico sempre di leggere, c'è scritto assolutamente tutto. Benissimo, direi che possiamo chiudere quella che è la teoria. Abbiamo scoperto che macchine sono ad inverter, abbiamo scoperto come è fatta la torcia all'interno, che si può saldare in modalità MIG, MAG o Flux, quindi con il filo animato, con e senza gas. Beh, direi che a questo punto indosso il caschetto, i DPI principali, quindi grembiule e guanti che sono qui, e andiamo velocemente a vedere quella che è la pratica.
Bene, indossati quindi i vari DPI, sono andato subito a pulire un pezzettino di ferro che, come potete vedere, aveva della ruggine. Vi ricordo sempre che è bene lavorare sul pulito, vedremo in particolar modo sul TIG. Andiamo quindi a vedere qual è il movimento corretto da sostenere durante la saldatura a filo continuo. Come vedete, il movimento deve essere un movimento che potremmo definire zig zag, che simula appunto la cucitura di un lembo, in questo caso simulato, ma se dovessimo unire due materiali questo è lo stesso movimento che dobbiamo effettuare. Indossiamo quindi la maschera e andiamo a vedere qual è il movimento. Ricordo sempre di ascoltare anche ad orecchio il rumore prodotto dalla saldatura. Come vedete, si va a fare questa sorta di zig zag che va a cucire. Notate bene anche che tutti i fumi prodotti dalla saldatura vengono completamente aspirati dall'aspiratore ed evitano quindi di arrivarci sotto il naso. Ok, perfetto, abbiamo finito di vedere anche quella che è la pratica. A questo punto non mi resta che salutarci, però prima di arrivare a concludere, quindi chiudere questo video, mi sembra nuovamente doveroso ringraziare tutto saldatura.it che mi supporta nella realizzazione di questi video. Vi ricordo che sul sito di tuttosaldatura.it potete trovare, come già il nome del sito può farvi intuire, tutto quello che serve per il mondo della saldatura, dai consumabili alle saldatrici stesse. In particolar modo saldatrici a filo continuo, a TIG, a MIG, MAG, MMA, beh ormai sapete tutti quelli che sono gli acronimi. Noi in un prossimo video andremo a vedere insieme il mondo del TIG, ma vedremo di parlare anche di quello che è il mondo del filo continuo, saldando quindi l'alluminio, le impostazioni del gas, beh i video sono assolutamente infiniti. Vi ricordo che però sul mio canale potete trovare anche altro, infatti chi mi segue da diverso tempo sa che sul mio canale cerco di raccontare tutto quello che faccio qui nel mio laboratorio e non solo. In sostanza vi racconto un po' la mia vita. Detto questo, io penso di essere arrivato ai saluti veri e propri. Vi ricordo tutti i link qui sotto in descrizione, vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Facebook dove spesso e volentieri vi lascio tutti i link di offerte o prodotti che provo, anche se non vi lascio poi non vi produco contenuti video. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove spesso e volentieri con le Instagram Stories vi racconto quello che combino qui dentro o comunque nella mia vita, con un rapporto magari un pochettino più amichevole. Ed ancora di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video, tutorial e recensioni in arrivo. Vi ricordo che è necessario spuntare sulla campanellina così da ricevere la notifica sui prossimi video. Io penso davvero di essere arrivato alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video, ma tranquillo, questa volta non ti saluto così, ma ti ricordo di condividere questo video con tutti i tuoi amici e parenti che magari possono essere appassionati o vogliono conoscere il mondo della saldatura. A questo punto ti saluto davvero. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bum 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 b